Allora, da parte dell'organizzazione ARS, da parte di tutto il gruppo, da parte mia, per la professionalità e la bravura, prego. Grazie. Bravi. Grazie, molto gentili, siamo onorati. Molto bravi, un applauso. Di ricevere questa targa, e anche per le motivazioni, diciamo così, per la professionalità e per il resto. Bene, noi ci rivediamo tra un po', immagino, dopo. Cosa c'è? Cosa c'è dopo? Abbiamo i Taranta Fusion. Taranta Fusion, bene, ok, poi ci sono i Selva Cupina e poi ci siamo di nuovo. Ancora voglio tornare. Ok, buon proseguimento, buon divertimento. Allora un applauso a Terra Rossa. Bene, signori, avete visto che bella scenografia che abbiamo alle spalle? Un ragno realizzato da un nostro concittadino, Aldo Meo. Un applauso per favore, grazie. Grazie. Un artista non indifferente, conosciuto a Taranto, in Puglia e non solo, ha creato questa bellissima scenografia da Taranto, che crea appunto, che si contraddistingue per i colori e per la rete, per il simbolo ufficiale appunto della tarantola. Grazie ad Aldo Meo, grazie mille. Ah, sì, volevo precisare che Aldo Meo fa parte dell'associazione Arse, uno dei soci fondatori. Bene, a questo punto dobbiamo ancora una volta ringraziare il sindaco Giorgio Grimaldi, che è qui questa sera, per cui grazie della loro presenza, e ancora Vincenzo Mingolla e Luciano Pisanelli e tutta l'amministrazione comunale. Bene, sì, intanto che i Tarantia Fusion si preparano, organizzano e si mettono comodi, siamo un po' strettini. Siamo in tanti, Giovanni. Allora, io ho qui in mano altre due targhe che dovremmo consegnare a un personaggio eccellente, il professor Marcello Belacicco, che è presente con un grosso applauso. Un grosso applauso per questo eccezionale intervento. Le lascio la parola, benvenuto e buonasera, dica. Buonasera a voi, troppo gentile, sì, poi la rapo e la prendo. Ma di cosa stiamo parlando questa sera? Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di lei, la signora Licosa Tarantula. Licosa Tarantula, un ragnetto piccolino, tutto nero, delle campagne nostre, di Taranto, della provincia di Taranto. Cosa Tarantula ha una tradizione antichissima, mi rifaccio al balletto delle brave ballerine in fase iniziale, quelle ballerine con i veli bianchi, col sentore musicale che sapeva di Grecia. Bene, quell'atmosfera.